Dichiarazione shock del noto imprenditore VIP Flavio Briatore, tutti sono rimasti a bocca aperta dopo quanto accaduto. Quando sentiamo il nome di Flavio Briatore la prima cosa che ci viene in mente è il mondo del lusso e dell'imprenditoria, vista la sua carriera sfavillante e famosissima legata a doppio giro proprio a questi due ambiti. Allo stesso momento ci sfiora il pensiero della lunga vicenda della storia d'amore tra lui e la nota conduttrice e showgirl Elisabetta Gregoraci, una storia che fu al centro delle cronache rosa per un tempo lunghissimo fino alla separazione dei due, che continuano a essere legati per via del figlio che hanno avuto. Ultimamente, Briatore è tornato al centro di una bufera mediatica visto quanto accaduto nel corso dell'Assemblea Generale degli Albergatori. Quanto detto dal noto imprenditore ha fatto subito il giro del web, e gli utenti non si sono certo astenuti dal commentare le sue parole e quanto accaduto nel corso dell'assemblea che ha anche annunciato il prossimo G7 a Firenze. L'assemblea e le parole di Briatore. Il tutto è accaduto nel corso della 74esima Assemblea Nazionale della Federalberghi, nel corso del quale sono state approfondite una serie di questioni legate al turismo e a tutti quegli eventi che porteranno per certo un grande afflusso nella penisola. Le prospettive sono quella dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina del 2026, e prima ancora quella legata al Giubileo del 2025, che vedrà un'affluenza importante soprattutto di pellegrini a Roma. L'intervento di Briatore ha riguardato le modalità in cui sia possibile, secondo lui, portare a un sollevamento ancora più consistente del settore turistico dopo la batosta che provenne dall'espandersi del virus Covid-19, un evento dal quale solamente ora il settore si sta lentamente riprendendo. Le parole dell'imprenditore, però, hanno causato non poca polemica. Noi dobbiamo puntare a un turismo più alto. Dobbiamo portare in Italia gente che spende non con il sacco a pelo, questa l'affermazione di Briatore, che pone il focus sulla disponibilità economica delle persone che vengono in Italia come perno sul quale ricostruire un fiorente mercato turistico. Ciò che è certo è che nel corso dei prossimi anni per l'Italia saranno molte le possibilità di un rinnovamento e di una rifioritura economica del settore turistico.